Ciao a tutti gli amici del web, bentornati alle Invenzioni per Tutti. Oggi avrei dovuto mostrarvi come costruire una macchina del tempo, ma dato che alcuni utenti si sono lamentati di non aver trovato un protorepulsore atomico, vi mostrerò come modificare una comune vecchia lavatrice per ottenere comunque una sorta di portale temporale. Non so che razza di ferramenta avete vicino a casa, da me si trova tutto facilmente. Come vedete, è una normale lavatrice con cestello orizzontale. Io, per azionare l'acceleratore trifasico, ho usato questo maniglione. Ma se non ne trovate uno così, potete anche usare un vecchio manubrio di una bicicletta e Che fai di bello? Sicuro di voler giocare ancora con questa? L'ultima volta hai combinato un bel guaio. Grazie! Non ho bisogno! Ma no, dai! Voglio solo guardare! Dunque, dicevamo, per azionare l'acceleratore trifasico... Che fai di bello? Sicuro di voler giocare ancora con questa? L'ultima volta hai combinato un bel guaio. Sei alquanto ripetitiva! Che fai di bello? Oh, no! Sicuro di voler giocare ancora con questa? Che cosa hai fatto? L'ultima volta hai combinato un bel guaio. Hai aperto il portale quantico! Aspetta, forse azionando ancora la leva se ne va! Che fai di bello? Ops, sicuro di voler giocare ancora con questa? Dai, tutte e due! L'ultima volta hai combinato un bel guaio. Che fai di bello? Aspetta, forse azionando ancora la leva se ne vanno! Per la macchina del tempo, ci sentiamo al prossimo video! Ora sono un po' incasinato! Per accettare il video che sia giunto a dare metà e raccontare il video, cliccate!